La partita contro il Real Monterotondo era importante e difficile. Chi ne sarebbe uscito con le ossa rotte probabilmente sarebbe stato risucchiato nei gorghi pericolosi dei play-out. Il Termoli affrontava la squadra laziale, specialista in vittorie in trasferta, e con le assenze poi del mister in panchina, di Uzzolo in difesa e di Vittorio Esposito in avanti, e con Hernandez non al meglio. Il Termoli alla fine, con Grinta e caparbietà, porta a casa 3 punti pesantissimi. Agli ordini del signor Dania di Milano, davvero impreciso nelle decisioni importanti di questa gara, per usare un eufemismo, passiamo alla cronaca. Inizia il Termoli con Burzi al sesto, che si incunea in aria appena dentro, lascia partire un bel tiro che però finisce di poco sul fondo. Al nono, ecco che arriva il gol degli ospiti. Errore in uscita del capitano Sigignan. Milani si ritrova palla al piede solo davanti a Lombardo e lo infila facile facile. Real Monterotondo in vantaggio e Termoli sotto shock. Al 25esimo il Termoli va vicinissimo al pari. Barchi ben piazzato in aria, piccola, colpisce di testa ma lo fa troppo debolmente e il portiere ospite para tranquillamente. Al 40esimo Burzi invece si divora un gol impressionante, a porta praticamente sguarnita, manda incredibilmente sul fondo. Al 42esimo il Termoli va in gol, punizione di Hernandez, Garcia colpisce di testa in aria perfettamente, ma il gol viene annullato da un arbitro davvero in modo incredibile. Restano molti ma molti dubbi sulla decisione del direttore di gara. Si va al riposo e sotto di un gol. Ripresa al 15esimo, bella azione termolese, la palla viene ben indirizzata ma poi finisce sul fondo. 25esimo, punizione di Cagliazza, bellissimo il tiro ma benvenuti, il portiere ospite riesce a deviare in angolo. Al 29esimo, rigore clamoroso negato al Termoli, Maiorino entra in aria, tira un difensore a braccia larghe, cadendo devia il pallone. L'arbitro, probabilmente coperto, dice che è tutto regolare tra le tantissime proteste in campo e sulle tribune. Ma finalmente il Termoli raccoglie i frutti del suo pressare. Corcione, con un sinistro a girare, dopo una bella azione, infila la porta laziale, strameritato il pareggio del Termoli. Al 35esimo, ancora sotto l'effetto dell'entusiasmo, il Termoli vicino al gol di poco sulla traversa, dopo una bella azione, un tiro di un attaccante giallorosso. E siamo giunti al 39esimo, ecco che appunto la squadra del Termoli viene premiata. Il giovanissimo Barchi, dopo un'azione concitata in aria, riesce a segnare il gol che dà 3 punti davvero d'oro. Al 50esimo poi Lombardo salva il risultato con una grandissima parata in volo, in angolo, e dopo 8 minuti di recupero esplode la festa sugli spalti, ma ancora manca un tassello per festeggiare come merita. Ma questa vittoria strameritata è stata la giusta ricompensa ad un Termoli caparbio e voglioso di vincere. Il Real Monterotondo ora vede un po' gli spettri.